Allora, cerchiamo di capire cosa sono queste pagliacce ad hominem. Da quando ho scoperto che esistono, sono diventate fra le mie fissazioni. Buona parte delle credenze delle persone, a me pare che siano basate su questa pagliaccia. Per questo mi soffermerò su di esse. Sul sito argomentare.it vengono chiamate pagliacce ad personam, ma in realtà si tratta della stessa cosa. Esse consistono nel criticare la persona che sostiene una tesi, invece di provare a dimostrare che la tesi è falsa, cercando di dimostrare che la forma argomentativa è errata, quelle premesse sono false. In sostanza si accusa la persona o le persone che sostengono una tesi, o si cerca di fare una pessima figura, intimidendole, mettendole in imbarazzo, in ridicolo, sia con se stesso sia davanti agli altri. Spesso si tratta di trovare etichette da affibbiare a una persona che sono poco gradite, o alla persona indirizzata o ad un eventuale pubblico che deve dare ragione o torto a chi discute. In certi casi si tratta anche di accuse, insulti e offese alla persona. Può anche capitare che si cambi argomento e che si parli delle etichette o peggio degli insulti e delle offese e non dell'argomento su cui si discuteva. È una fallacia del tipo non sequitur, che significa letteralmente non segue. Cioè la conclusione non deriva dalle premesse, non segue, a meno che non andiate a studiare la logica proposizionale e me lo dimostriate. Schopenhauer spiega che se si vuole avere ragione nella discussione bisogna scegliere bene come accusare o etichettare l'avversario. Se ad esempio si è in un contesto cattolico, allora prova a dimostrare che la tesi dell'avversario è atea. O viceversa, se il contesto è di non credenti, allora dimostra che esiste l'avversario a favore della Chiesa. Lo stesso vale per la politica o per altri argomenti. Ad esempio, possiamo dire che la tesi X è falsa perché il signor Y che la sostiene è di destra. Oppure perché il signor Y è di sinistra, a seconda dei casi. Anche con la religione, l'ho detto. Possiamo dire che il signor Y è ateo, quindi ha torto, oppure credente, quindi ha torto, a seconda delle circostanze. Poi per farvi capire come ci si può inventare qualsiasi etichetta, poter cercare di dimostrare che l'avversario si sbaglia, secondo dei contesti. Queste etichette ci possono essere anche tutte le possibili categorie di persone, le nazionalità, le etnie, i gruppi di appartenenza. Quindi si sviluppano anche stereotipi razziali e cose simili. Nei prossimi video vedremo esempi concreti di argomentazioni ad hominem. Quindi ci vediamo alla prossima. Un saluto.